rafforzare la rete interistituzionale per l'inclusione delle persone rifugiate richiedenti asilo e migranti nel territorio comunale. E l'obiettivo del protocollo, sottoscritto nella sede dell'assessorato comunale al welfare di Bari, grazie alla sigla dell'accordo, sarà possibile potenziare lo sportello spazio comune del centro polifunzionale comunale Casa delle Culture. Ad un anno dalla sottoscrizione della carta per l'integrazione con la maggior parte delle, le, delle più importanti città d'Italia, con l'UNHCR, Comune di Bari si dota di una nuova Protocollo e di un avvio di un tavolo integrato per diciamo con gli altri assessorati, perciò l'assessorato all'anagrafe, alla l'assessorato al lavoro, alla casa e alle abitazioni per attivare un percorso integrato per l'inserimento e l'inclusione dei richiedenti asilo. Grazie anche alla supervisione e alla valorizzazione dello spazio comune gestito e coordinato dall'UNHCR all'interno della Casa delle Culture che rappresenta per noi. Un, diciamo, un servizio innovativo, strutturato, che già in questi anni ha dato fortissimi risultati. Un modo per favorire la partecipazione dei rifugiati alla vita della città attraverso un approccio integrato ai servizi tra welfare, servizi demografici, politiche attive del lavoro, procedure di iscrizione anagrafica e residenza, servizi sociosanitari e ancora di ricongiungimento familiare. Chiaramente per noi è importante investire e costruire percorsi di inclusione per favorire una comunità sempre più accogliente e di farlo insieme.